Ciao a tutti, nuovo video, nuova recensione. Il libro di cui parleremo è Il Colibrì di Sandro Veronesi, fresco vincitore del premio Strega 2020. Ovviamente troverete la recensione anche sul mio blog l'angolodifabiola.it e sul canale YouTube che vi invito a seguire per essere sempre aggiornati sulle ultime novità in libreria. Ho scelto di recensire questo libro proprio per la vittoria del premio letterario e per darvi quindi qualche indicazione. Sicuramente quando si parla molto di un libro mi avvicino con un certo timore, perché ho paura di restare delusa, di avere delle aspettative troppo grandi. Come sarà andata in questo caso? Scopriamolo. La protagonista di questa storia è la vita di Marco Carrera, medico oculista affermato, da sempre si trova a combattere con l'emotività e i sentimenti di chi lo circonda. Dalla sua famiglia d'origine alla famiglia che lui si crea, tutti i personaggi che ruotano attorno a lui hanno un forte conflitto con il proprio modo di essere. Di fatto Veronesi racconta la vita di quest'uomo che è costellata anche di drammi, ma in cui la protagonista diventa la capacità di adattamento, la resilienza che questo uomo ha di fronte a tutte le difficoltà che la vita gli mette di fronte. Sono tanti i temi che vengono affrontati, dal rapporto padre-figlio che si evolve di generazione in generazione, a un tema più importante come quello dell'eutanasia, che viene affrontato in un modo assolutamente non banale, ed è difficile non essere retorici quando si tratta di argomenti così. Certamente questo libro è un libro che parla tanto di morte, ma solo ed esclusivamente per esaltare la vita. Questo è l'obiettivo principale che c'è in questa storia. È un libro che andrebbe letto due volte, perché soprattutto all'inizio, essendoci molti salti temporali per raccontare la storia, non è facile entrare in quello che è il ritmo narrativo della storia, ma soprattutto l'esigenza di capire dove andrà a finire e come andrà a finire tende a far perdere di vista alcune sfumature. Sfumature che sarebbe importante cogliere anche grazie alla nota dell'autore, che alla fine del libro denuncia, possiamo dire così, i propri riferimenti letterari nei vari capitoli. È anche per questo motivo che forse rileggerlo può dare un'apertura diversa e può farci scoprire mondi nuovi. Vi domanderete da dove nasce il titolo Il Colibrì, ed è l'unico spoiler che vi farò in riferimento a questo libro, di cui praticamente non vi ho raccontato la storia per non rovinarvi l'attesa di scoprirla pagina dopo pagina. Il Colibrì non è altro che il soprannome del protagonista. Marco Carrera, in adolescenza, incontra dei problemi di crescita e la madre gli dà questo soprannome perché lo vede elegante, delicato, proprio come un colibrì. In realtà poi il protagonista del Colibrì assumerà anche un altro aspetto, quello della resilienza, della capacità di adattamento all'ambiente, esattamente come un colibrì. Sbatte le ali velocemente per restare in quella stessa posizione, così Marco Carrera riuscirà ad affrontare tutti i drammi che la vita gli metterà di fronte con la stessa capacità di adattamento. Alla prossima recensione!